Quindi iniziamo dopo una pausa di una ventina di minuti, quindi vediamo che si sta preparando Alexander Kostyshyn, Russia. Stavamo commentando poco fa con Giorgio che ha vinto la medaglia d'oro nella pneumatica dinamica senza attrezzi, scusate, la medaglia d'argento nella dinamica senza attrezzi, quindi a rana, con una bellissima misura, 180 rotti, 185 metri. Quindi vediamo come riuscirà a interpretare questa disciplina. So let's follow Alexander Kostyshyn from Russia, that has been able in the dynamic Nofin competition to set a very good performance of 195 meters. So for sure the potential of this athlete is very high, and so he's now approaching the first 50 meters, and let's follow him. Ecco che tocca il primo muro dei 50 metri. Quindi il loro allenatore è Igor Horel, che conosciamo da tanti anni, una persona veramente fantastica. Igor è umanamente una persona stupenda e tecnicamente ovviamente ha preparato tantissimi campioni che hanno regalato alla Russia tante soddisfazioni. Sì, notavo, Mimmo, che sia la Croazia che la Russia si sono presentate con un team molto numeroso e anche con livelli differenti, quindi evidentemente entrambe le nazioni stanno puntando anche sulla crescita di alcuni atleti. We said that both Croatia and Russia came here with many athletes with different levels, so maybe they are working to grow some new champions. Sì, vediamo che Alexander si avvicina al secondo muro, quello dei 100 metri che vira in questo momento. Ah, scusate, 150 metri. Quindi vediamo quanto riuscirà ancora a percorrere. Si avvicina verso la quarta vasca, comincia a dare segni di stanchezza. Vediamo, comincia ad arrivare un po' più in superficie, sicuramente vuole toccare i 200 metri, questo è l'obiettivo. So approaching the 200 meter wall, is coming a little bit at the surface, he turn now the 200 meters, and so let's follow this athlete. Ecco che ha girato in questo momento i 200 metri, quindi si sta realizzando un'ottima prestazione. Siamo quasi sulla striscia dei 225, quindi grande prestazione per questo atleta russo. Continua nella sua percorrenza e siamo quasi vicino ai 250 metri. Vediamo se riuscirà a toccare il quinto muro. Lo tocca in questo istante. Alexander has just turned 250 meters. 250 meters in still swimming. Alexander Kostyshyn, Russia. Quindi siamo sulla striscia dei 225 metri. Ecco che in questo momento 275 metri. Ecco che chiude la prestazione sui 200, circa 280. Ecco, quindi una prestazione sofferta, però veramente un grande atleta, grande performance, bravissimo. 280 metri circa per Alexander Kostyshyn. White card for Alexander Kostyshyn.